Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantano in Libertà. Siamo qui in compagnia di Maria Nicoletti. Ciao a tutti. Che ormai è ospite qui, proprio viene quando vuole lei, viene, bussa, posso fare una puntata con te? Va bene. E... la contentiamo. Oggi siamo di nuovo in una puntata dedicata ai vocalizzi. Ci tengo a fare un vocalizzo proprio mirato per imparare quello che è il mordente, cioè che è un effetto, un abbellimento del canto che consiste in fare una specie di trillo veloce su una nota. Allora, per esempio, se noi dobbiamo cantare do, se sullo spartito musicale c'è il simbolo del mordente, che è una specie di N, oh, si fa questo. Oh, do, re, do. Oppure può essere anche inferiore. Do, do. Ma soprattutto si usa quello superiore. Ah. Nella musica si usa davvero tanto, nelle canzoni, per esempio Stevie Wonder, Overjoyed. All the time I've been building my castle of love. Per esempio, love just for two. Questo può essere l'effetto. But I never knew you were my reason. Sentite tutti questi abbellimenti. Reason. Quello è il mordente. Canta, canta, canta. Cantare in libertà. Quindi facciamo un vocalizzo per imparare questo movimento veloce. Ah, ta, ta, ta. E lo facciamo utilizzando tre note che sono le classiche do, re, mi, re, do. Anche se partiamo da una nota che è sol. E anziché fare, usiamo la I, anziché fare I, faremo I. Ok, per i maschietti. Mamma, che profondità! E io non sono un basso, purtroppo, per me è difficile. Allora, proviamo. Iniziamo, Mary. Per l'estensione vocale, ma più per l'agilità. Quindi scendiamo. Thank you.
voce su. E mai così. Questo è per le voci più basse. Bene ragazzi, spero che questo video vi sarà di aiuto e provate poi a trovare delle canzoni dove c'è questo mordente, ce ne sono davvero tante, e piano piano fate questo movimento perché è un bellissimo abbellimento che risulterà molto efficace per quando cantate tantissime canzoni. Grazie Maria! Di niente! E ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Ciao!